Si sa che i primi giorni dell'anno scolastico sono i più delicati e i più determinanti la relazione. E quello che oggi vi volevo proporre è una tecnica che porta il nome di schieramenti, che troverete all'interno del webinar, Accoglienza, indicazioni utili per avviare l'anno scolastico. Beh, innanzitutto, avrete capito che è una tecnica che possiamo proporre all'inizio dell'anno scolastico, quando non conosciamo un gruppo o quando abbiamo un lungo periodo di tempo che ci ha separati da questo gruppo e quindi vogliamo ristabilire le connessioni. Lo scopo di questa tecnica è triplice, e infatti da una parte ha la funzione di muoversi, rompere il ghiaccio, alleggerire la tensione dei primi giorni di scuola, sia degli alunni che degli insegnanti, con lo scopo finale della conoscenza reciproca relativa alle attitudini, alle preferenze, insomma, avvicinarsi in una maniera giocosa. Generalmente è meglio farla in spazi aperti, quindi io di solito la faccio nel giardino della scuola. Oppure, in caso di tempo avverso, è possibile prenotare la palestra, un l'auditorium, un largo corridoio. Ma vediamo come si fa. È necessario avere una serie di affermazioni contrapposte tra di loro e chiedere agli studenti di disporsi in due schieramenti, cioè in due righe che si fronteggiano. Per esempio, vi piace di più il mare o la montagna? Schieramento. Vi piace di più il dolce o il salato? Schieramento. Venite a scuola con i mezzi propri o con i mezzi pubblici? Schieramento. Preferite comunicare via telefono o via chat? Vedete che a seconda delle opposizioni che l'insegnante sceglierà, si produrranno via via gruppi differenziati. La cosa importante è il ritmo in questo gioco, e il ritmo che farà riconoscere non sempre le stesse persone nello stesso gruppo, ma farà riconoscere le diversità. Ed è proprio a partire da queste che la classe potrà conoscersi.